Gasparottomobili.com arreda la tua casa. Basta un click. Gasparottomobili.com. Gli affari ora si fanno in rete. Esodo per le vacanze, provinciale chiusa per frana. Sulla Valsugana, weekend da bollino nero. Auto in coda da Solagna a Carpanella, Val Brenta si ribella, statale al collasso. Montagne prese d'assalto nell'estate post-Covid, altopiano invaso dai turisti nel fine settimana pre-Ferragosto. Fanno scoppiare petardi in casa di una coppia di anziani per simulare una fuga di gas. Finti tecnici dell'acquedotto rubano soldi e gioielli per 15.000 euro. Scetticismo e silenzi a Pove sulle presunte apparizioni al capitello. Il parroco non parla, amministrazione comunale cauta sui racconti di chi dice di vedere la Madonna. Difendere l'ospedale di Asiago, una battaglia che comuni e regione devono portare avanti assieme. L'appello da Gallio dopo lo scontro Rigoni-Stern-Donazzan. Un divano per turisti stanchi in gipsoteca, la provocatoria trovata di Vittorio Sgarbi a Possagno dopo i danni alla statua del Canova. Buonasera a tutti, in apertura il weekend di grande traffico sulle strade per l'esodo vacanziero pre-Ferragosto. Code chilometriche in Val Brenta, dove la chiusura della Campesana sta moltiplicando i disagi. Vediamo. Tutti in montagna, tutti passando per la statale 47. Nell'ora di punta la colonna di veicoli ha superato i 5 chilometri da Solagna fin su al semaforo di Carpanè, che domani sarà spento. Appositi cartelli inviteranno gli automobilisti a evitare la destra Brenta, dove la provinciale resta percorribile solo a bici e pedoni nel tratto tra Campese e Campolongo minacciato dalla frana. La chiusura della Campesana nel tratto a sud ha di fatto imposto alla viabilità ordinaria di insistere sulla statale 47. Una mole di traffico che ha messo a nudo, se mai ce ne fosse bisogno, la cronica inadeguatezza della Valsugana. Questo dal nostro punto di vista fa emergere ancora una volta la necessità assoluta di intervenire nell'ammodernamento della statale 47. Due i punti fermi per il comune di Val Brenta. Garantire un ingresso adeguato agli abitanti di San Nazario e risolvere una volta per tutte il nodo di Carpanè. Spegnere il semaforo e sconsigliare il transito in destra Brenta per ridurre al minimo caos e paralisi all'altezza delle immissioni da Campolongo e Campese sono soluzioni tampone in un weekend da bollino nero. Credo che in un momento di criticità come questo, determinato dall'aumento del traffico nelle giornate festive e dalla caduta dalla frana, dimostri ancora una volta quanto importante sia intervenire con velocità per la risoluzione di questo problema annoso che non può più essere sopportato. Tutti in montagna, dicevamo, e l'altopiano è letteralmente preso d'assalto. Bar affollati, persone che camminano in centro e manifestazioni. Questo fine settimana da bollino nero a Gallio in altopiano ha portato molti turisti. Non solo mordi e fuggi dalla pianura, c'è anche chi si ferma in paese per diversi giorni. Al principio c'era un po' di fiacca, addirittura su qualche albergo in 6-7 persone, adesso sono pieni. Quindi speriamo bene. Soprattutto c'è una bella giornata. Si sta bene. Il tempo è bello, la giornata è splendida, il clima è ottimo, io come turista mi trovo bene. Bello, bello, sole e tanta gente, bello. Bello, ma è la prima volta che arrivo e io sono arrivata adesso. Per te è bello, c'è il sole, è bello. Presi d'assalto il centro del paese, ma anche le località in quota come le Melette, dove sono aperti i nuovi impianti. Qui a Gallio il turismo sta veramente crescendo di giorno in giorno, lo vediamo di settimana in settimana, quindi siamo veramente molto soddisfatti dell'approccio e dell'afflusso di turismo che c'è, ma che c'è ormai da circa un mese e mezzo qui a Gallio e sull'altopiano in senso generale. Garantite delle manifestazioni in altopiano come lo street food a Gallio e per gli alberghi le prenotazioni per il mese di agosto sono buone. È migliorata di molto, in quanto luglio aveva risentito soprattutto di un turismo di prossimità nel fine settimana. Il mese di agosto porterà delle presenze costanti almeno fino alla terza settimana di agosto. Il Covid quindi non ha fermato i turisti.
Grazie a Dio qui sull'altopiano oggi siamo veramente a quota zero e il distanziamento sociale è un fatto naturale da noi, perché ampi prati, ampi pascoli, ampi boschi, ampi sentieri, e quindi le persone possono veramente arrivare sull'altopiano, godersi senza mascherine l'aria fresca, il sole e tutto quello che di buono possiamo dare a livello anche enogastronomico. La cronaca ci porta in quartiere San Vito, a Bassano, una coppia di anziani truffata e derubata da due finti tecnici dell'acquedotto che hanno anche simulato una falsa fuga di gas. Finti tecnici dell'acquedotto con falso cartellino. In due hanno suonato al campanello di una coppia di anziani di Bassano con la scusa di un presunto guasto all'impianto idrico. Non solo, hanno messo anche in guardia i padroni di casa da un'inesistente fuga di gas nell'appartamento del vicino. Truffatori molto abili nel carpire la fiducia di questa coppia che abita appunto nel nostro territorio bassanese. Una messa in scena con tanto di effetti speciali, lo scoppio di micropetardi per convincere i pensionati del pericolo in corso e indurli a spostare gioielli e banconote nel freezer. Da lì, nel trambusto, preziosi e contanti sono poi spariti, un furto da quasi 15.000 euro. Le vittime hanno chiamato subito i carabinieri, ammettendo «ci sembrava tutto irreale, ma non siamo stati in grado di reagire». Gli appelli delle forze dell'ordine assumono toni sempre più accorati. Non aprite a nessuno. Quando dovesse presentarsi qualcuno e dovesse in questo caso essere sospetta la loro presenza, vi prego, chiamate il 112, siamo a vostra disposizione. Pove del Grappa si interroga sulle presunte apparizioni mariane al capitello di Costalunga. In paese prevalgono scetticismo e cautela. Le apparizioni della Madonna? Non sono tanto credente. Penso che per un fedele possa in realtà invece essere una cosa molto tangibile, ecco. Ci credo fino a là, ecco. No, non credo. Comunque in Dio credo, ma in Madonnina no. E neanche nelle apparizioni di Madonnina. Scetticismo e diffidenza nel rispetto di chi crede. Pove reagisce così ai racconti del gruppo di preghiera che si riunisce al capitello della Madonna del Silenzio. Hanno visto tutti la Madonnina, che mandava proprio luce, raggi di luce su tutti noi che eravamo comunque o stesi o seduti in silenzio a meditare. E lei dice che si sente più serena, che vede la sua mamma e altre ricoverate in casa di riposo più tranquille, addirittura mi chiede se vedo nei povesi un po' più di serenità. È difficile, io credo che anche la Chiesa prima di vedere e di valutare certe cose prenda tempo. In canonica, secco il no comment del parroco Don Flaviano Giupponi. No. Il parroco era stato invitato a fare qualche messa, ha lasciato campo libero dicendo che se vogliono fare delle messe con altri sacerdoti possono farlo. Massima prudenza anche da parte dell'amministrazione comunale. L'ex sindaco Orio Moccellin ricorda, fu il mecenate Andrea Campagnolo a volere quella statua della Vergine in località Priare per ricordare le vittime delle cave. Spero ci sia veramente fede, come avevano fede quelli che portavano il Cristo durante la peste, le pestilenze in processione, e non si voglia fare business. Torniamo adesso in altopiano, dove la battaglia per l'ospedale di Asiago continua a far discutere e fa levare appelli all'unità. L'altopiano è ancora in prima linea per difendere il proprio ospedale. Gli amministratori chiedono ancora che vengano ripristinati i servizi essenziali e che la struttura non sia depotenziata. Tutto questo però a fianco della Regione, che dovrà avere un ruolo decisivo in questo progetto. Ne hanno parlato questa mattina a Gaglio durante la presentazione del nuovo circolo territoriale di Fratelli d'Italia. È importante non dividerci, alla fin fine l'intento penso è il bene per tutti, quello di avere un ospedale funzionale, è un bene per noi come comuni, l'ho detto anche prima, e anche per la regione, non c'è nessun vantaggio da parte di nessuno creare attriti in questo momento delicato, si deve lavorare assieme, di sicuro non dobbiamo scontrarci pubblicamente e senza motivazioni. Il vice sindaco di Gaglio, Dennis Lunardi, che è anche il neopresidente del circolo territoriale di Fratelli d'Italia, si riferisce allo scontro tra l'assessore regionale Elena Donazzan e il primo cittadino di Asiago, Roberto Rigoni Stern, ha vietato tacere su Telechiara quando tra i due c'è stato un acceso diverbio. Il sindaco ha avuto uno sfogo un po' sopra le righe e secondo me ha sbagliato nei modi, non si isola la città di Asiago rispetto alla regione del Veneto, noi dobbiamo essere una cosa sola.
Fondamentale per i residenti e i turisti, l'ospedale è un presidio che ora ha bisogno di medici e proprio i turisti spesso scelgono queste mete perché hanno anche una struttura che rende sicuro il territorio. A settembre poi ci sarà l'apertura del nuovo ospedale e lì i servizi essenziali dovranno essere garantiti. Il dialogo è fondamentale, poi penso anche in realtà che sia naturale. E soprattutto quando si abbia anche una funzione appunto amministrativa e amministrazione del territorio, avere delle proprie opinioni, la cosa fondamentale è trovare sempre un punto d'incontro e trattare le tematiche in maniera quanto più diplomatica possibile, soprattutto su queste tematiche fondamentali. Con il prossimo servizio andiamo a Possagno per vedere la provocatoria trovata di Vittorio Sgarbi dopo i danni causati da un turista a una scultura del Canova. Questo è l'italiano sul divano austriaco, quindi non qui, ma abbiamo trovato, vedi, l'esempio del bene. Vittorio Sgarbi scherza davanti alla statua di Paolina Bonaparte, proprio dove un turista austriaco di 50 anni, facendosi un selfie, si è sdraiato frantumando tre dita del piede dell'opera di Canova. L'uomo ha confessato dopo essere ritornato a casa sua in Austria e ora è in contatto con il presidente della Fondazione Canova. Vittorio Sgarbi, appunto, ha spiegato alla moglie del turista che il danno non è ancora stato quantificato con precisione, ma la questione potrebbe essere chiusa con un versamento di una cifra che potrebbe oscillare tra 5.000 e 10.000 euro. Intanto venerdì il critico d'arte è andato a Possagno per un incontro con il CDA della Fondazione e ha registrato questo video scherzoso. Abbiamo voluto dare un senso storico a questo atto perché questo che vedete è un divano austriaco, divano stile Hoffmann, disegnato da questo grande architetto ai primi del Novecento, quindi non è lo stesso momento della bellissima Dolomese che potrebbe arrivare, però fa riferimento a questo austriaco, questo nostro in qualche modo piccolo eroe del male, che noi qui cerchiamo di rieducare. Vittorio Sgarbi vorrebbe chiudere la questione con un risarcimento senza andare davanti al tribunale, ma un procedimento penale dopo la denuncia ai carabinieri dipende da cosa farà il magistrato. Quello che è certo è che il turista non aveva intenzione di danneggiare la scultura. E ieri in Gipsoteca a Possagno Vittorio Sgarbi ha concluso il video in questo modo. Abbiamo qui una comparsa, la cui dimensione per culo, prendono da dietro, è molto simile a quella qui, non ti devi sedere qui, ti metti lì. Lui potrebbe, ecco, qua, tu hai circa 50 anni, 60 un po' troppo. Ecco. Sì. Questa è la posizione del visitatore corretto. Niente selfie sulle statue, mi raccomando, ma continuate a inviarci i migliori scatti della vostra estate all'indirizzo mail info@bassanonotizie.it o via WhatsApp al numero 347 3893 934. Ecco le immagini che abbiamo scelto per voi questa sera, grazie per averci seguito, alle prossime edizioni, arrivederci. Gasparottomobili.com, arreda la tua casa, basta un click. Gasparottomobili.com, gli affari ora si fanno in rete.